Ciao a tutti da Tiger, siamo nella quinta puntata o quarta? Quarta puntata forse, forse quinta, boh, non me ne frega un cazzo. Sempre con la mia ragazza su Crash Bash. Nella scorsa puntata abbiamo fatto i primi due livelli, la quarta parte. Abbiamo fatto i primi due livelli del nuovo piano. E adesso dobbiamo fare Pogo a Gogo, che è praticamente il livello che io odio di più perché ci sono i colori. Io non capisco come si fa questo. Lei è pronta? Invece a me piace. Sì, io sì. A me non piace. Io adesso bestemmio, posso lancio tutto in aria. No. Gesù Cristo, fammi una grazia e fammelo superare. Gesù Cristo. 3, 2, 1. Vai, bestemmiamo, forza. Capito, che figlio di devi andare sempre intorno con la pelle, che figlio di puttana. Cosa devo sempre andare a colorare intorno, però figa, non c'è bisogno. Bellissimo. Taro culo. Fate pochi punti. Fate pochi punti. Che vi regalo una banana. Sto scendendo. Dai, scimpanzo, dai. Facendo un po' più di punti. Dai, questa è la volta buona che lo c'è. Vediamo. Eri morti mamma. Per te è più difficile questo, per me è più difficile quello dove dobbiamo spingere gli altri. Allora, primo round l'ho vinto. Tiny vince. Basta vincere. E poi gli altri due round me li fanno cacare diversamente. 3. E io lo conosco sto gioco! Io lo conosco! Grazie, 99, sono in vantaggio! Ti prego! Sì, secondo round vinto! Solo uno me ne manca! Solo uno me ne manca! Ma che volta buona! Mi sono visto un po' amico sicolo su YouTube, mi fa un po' di fortuna! Solo non fanno punti. Andato. Ho vinto anche il terzo round. 3 di fila, ragazzi. E mi porto a casa la coppetta. Mi porto a casa la coppetta. Bravo, andiamo. Mi sono mangiato. Prima di fare questo video mi sono mangiato 2 fette di pizza. E un cannolo siciliano con i pistacchi sopra. Caramellati. E mi ha dato una carica incredibile, vado subito a salvare prima che me la metta al culo. Ma cosa stai bevendo adesso? Un po' di Pepsi. Mm-hmm. Che ho già finito. Cosa manca? Space Bash. Ok, no. Ci facciamo Space Bash, questo qua è il mio preferito. Ma è quello che devi lanciare i sassi? Sì, i sassi. Devi lanciare i sassi, avete capito? Le scatole, amore, le scatole. Vabbè. È stato facile. Okay. In Crash cosa ci sono, le? Ah, attende che praticamente qua... Ah, questo qua è quello che ti dicevo. Qua praticamente è uguale al livello dove devi lanciare le casse, però... Praticamente quando scoppiano quelle di nitro, se tu lanci quella di nitro e non prendi a loro, e prendi il pavimento che va per terra. Si rompe il pavimento. Quindi puoi cadere giù. Via. 3, 2, 1. Quindi puoi anche fare tipo una trappola, vedi? Io tipo puoi rompere il pavimento apposta. Qua. Cioè, capite che ha fatto brio? Quello che è successo, infatti, prima non l'ho fatto io. Si è messo a ridere brio. E gli è scoppiata una cassa di nitro ed è caduto giù. Mentre era. Zio Bricco. Il primo round l'ha vinto Tiny. Dai che zio Bricco ha vinto, dai. Aquila, zio Bricco ha vinto, dai.
Hai vinto? Prima sì. Ma questo è il mio preferito, difficile che fare. Io finora non ho perso di quel che avevo fatto, le 20 secondi al primo posto. Ma perché ce l'hanno tutti come? Tutti a me. Oh, sai che mamma. C'è il primo che cade sempre giù. Non ha più fuori. Aia. No vabbè! Kong vince! Ha vinto Kong, ma sto Kong comunque mi sta proprio rompendo i coglioni a me. Mi sto pensando ancora a Brio che stava ridendo mentre una cassa gli stava scoppiando. È scoppiata la cassa e rotto probabilmente lui è caduto. Mentre rideva. Cioè proprio come per dire vaffanculo, ridamo. Della serie vuoi ridere? A me li lanciano già, perché sono allegorico. Dai, Dio, ti voglio salvare. Vai, muori uno, forse sei caduto giù. Ah sì? Ti prendo a calci nel culo, vince. Porca troia. Tiny Tiger vince 2-0-1-0. Un round e ci portiamo a casa un'altra coppetta. 2-1. Let's go, bitch! Ma anche se scoppiano quelli della bomba comunque si rompe parimento. Quelli con la bomba si rompe. Solo con quelli. No, anche con la nitro, anche con la nitro. E grazie, sembra una bomba, amo. Mamma mia, è difficile però perché poco spazio è rimasto. C'è Cortex che è sempre prima a cadere giù. Ma pure Brio, cioè cade sempre giù. È un colpo. Proprio in faccia io ho tirato la bomba. E andiamoci a portare la coppetta a casa. 3 round vinti e andiamo via. Ho capito già tutto. Quello dei carri armati. Vabbè, dai, a posto, dai. Fate finta che questo video non esiste perché mi ingazzerò. Va bene, che è sto coso? Io mi sono bloccato qua quando ero piccolino e non riuscivo ad andare avanti. Praticamente devi ucciderli, devi spararli col carro armato, li devi uccidere. Qua dato per guarda, per sparare con sparare con l'arma R1 perché devi ruotare dalla parte del cannone verso di lui con R1 e L1. Ah, ecco, ok, ora sì. Sì, ma mi sono messi vicino a me e mi stanno massacrando. Con R2 o R1? Tu spara, tu spara. Io ti consiglio di sparare, di stare dietro il muro e sparare e stare dietro il muro. Spari e poi ti metti dietro il muro. Ah, è stato di merda. Primo round vinto, ma... Ho perso. Io praticamente mi metto... Hai visto che all'inizio sei dietro quel muro? 2-1. Gira il carro armato, esci verso sinistra, spari e poi ti rimetti dietro. Spari e ti rimetti dietro. Eh sì, lo so. Usa ho capito trucco. Come funziona. Vado a Brio, va. Vado a Brio, va. Ok, ho vinto di nuovo. Vince. Già il secondo round è vinto. Io uno vi. Cazzo, non me lo aspettavo così facile, lo sai? 3-2-1. Quando ero piccolo forse non capivo come girare.
quello è il problema, che non sai come giocare. O era una minchia, due sono le cose. Ho perso e ha vinto Kong il primo round, il terzo round. Però due ce li siamo portati a casa, sinceramente. 3, 2, 1. Io ne ho vinto solo uno per il momento. Vabbè, è dentro il muro, ma acchiappa questo. No, vabbè. Di nuovo Kong, dai, l'ha fatto vincere due volte di fila, non muore mai. Cristo santo, però. 3, 2, 1, via. Vai, vinto! Oh, se spamma sempre quadrata, mo! Mamma quando ne butta! Butta tantissime palle! Hai vinto la coppa? Sì! Pure io! Abbiamo vinto insieme! Dai, siamo troppo forti! Ma che cazzo siamo? Dai! Andiamo a spaccare la faccia al boss, no. Dai! Questo era il livello che mi no, aveva fatto... No, non lo possiamo fare! Perché? Che dice? Devi avere 9 trofei, 6 gemme e 7 cristalli per affrontare il terminale. Devi avere 9 trofei. 9 trofei. E i 9 trofei ce li abbiamo. 6 gemme e 3 cristalli. Quindi dobbiamo fare praticamente. Dobbiamo prendere. Quante gemme? 6 gemme. 6 gemme dai livelli praticamente. No, dobbiamo fare pure le gemme e i cristalli. Allora io andrei. Io andando rifaccio questo livello qua e faccio la gemma. Praticamente dobbiamo completarli tutti. Ah, che palle. Al prossimo piano. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima. Un saluti. A tutti. Ah. A tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti.